rispetto all'undici iniziale anti Sampdoria, dentro Maicon e Thiago Motta, in panchina Nagatomo e Cargià. Genoa senza gli squalificati Criscito, Veloso e Floro Flores, titolari Rafinha, Conco e Paloschi, anche l'allenatore Ballardini è squalificato, lo sostituisce il vice Carlo Regno. Quarantesima direzione di gara in Serie A per Carmine Russo della sezione di Nola. Eto'o contro Mesto, Eto'o sull'interno, Eto'o, Eduardo vede la palla all'ultimo ma riesce a bloccare. Palacio di fronte c'è Chivu, da Palacio a Conco cerca lo spazio per il destro, poi Paloschi sull'esterno della rete. Conco per Palacio, è andato verso il centro, Ranocchia, Palacio ne approfitta e porta in vantaggio il Genoa. Inter 0, Genoa 1 al quarantesimo minuto. Palacio alza la testa, ha già deciso e trova l'angolino basso più lontano. Snyder su punizione, Eduardo sfiora e corner. A destra c'è Maicon, l'ha visto Eto'o. Maicon in area, traversone basso, Pazzini ed è il pareggio dell'Inter. Quinto minuto del secondo tempo. Per Pazzini, quinto gol con la maglia dell'Inter. Ora Pandev, sinistro, Eduardo non trattiene, Eto'o ed è il secondo gol dell'Inter. Micidiale 1-2 ed ora la situazione è ribaltata al Meazza. Pandev scarica il sinistro, Eduardo difettoso. Conco, Mesto, perde palla sull'attacco di Eto'o, insiste e segna di sinistro. Micidiale, strepitoso, Eto'o. Finta, va sull'interno e poi in controtempo segna con il sinistro. Per Eto'o è il trentesimo gol stagionale con la maglia dell'Inter. Diciottesimo centro in campionato per Eto'o. Kučka, entra in area, anzi sta per entrare, viene messo giù. Per l'arbitro è tutto ok. Il tentativo di Mesto al ventunesimo della ripresa, sempre 3-1 per l'Inter. Rafinha, più svelto Pandev, deviazione di Eduardo che salva. Eto'o, cerca Snyder, il controllo dell'olandese, Pandev ed è il quarto gol dell'Inter. Pandev sull'assist di Snyder. Per Pandev, secondo gol in questo campionato, il quarto nella stagione dopo la rete in Supercoppa di Lega e quella nel Mondiale per club. Maicon, morbido per Cargià, controlla Cargià, Nagatomo ed è il quinto gol dell'Inter, lo firma Nagatomo, entrato al posto di Ranocchia. Nagatomo, caparbio, sinistro, gol, il primo per lui con la maglia dell'Inter, la grinta di Nagatomo, tutti intorno a Nagatomo per festeggiare il suo gol. Palacio, entrenare anche Cicco. Palacio, il cross, Boselli segna il suo primo gol con la maglia del Genoa. Scavalcato Maicon, facile a quel punto la rete per l'argentino. Al Meazza finisce con la vittoria dell'Inter per 5-2.